Ciao, sono Giuditta e mo vi spiego. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per un nuovo Movi Spiego. Questa settimana ho visto Una famiglia vincente, King Richard, questo film biografico sulla storia delle sorelle Williams, le famosissime tenniste, ma soprattutto incentrato sulla figura del loro papà. Il padre, appunto, Richard, è interpretato nel film da Will Smith, un attore meraviglioso, bravissimo, ma chiaramente lo conoscete, non sono qua, non sono sicuramente la prima a dirlo. E tra l'altro questa interpretazione gli ha fruttato la vincita di un Golden Globe, chissà per gli Oscar, vedremo. Veramente comunque è stato bravissimo, un'interpretazione incredibile, era totalmente uguale all'originale perché comunque ci sono anche i filmini originali, ecco, originali nel senso veri, ripresi dal vivo, con il vero padre e le figlie, e lui era totalmente identico. In questo mo' vi spiego però analizzeremo soprattutto la figura della biografia all'interno del cinema, ovvero i film biografici non sono mai apprezzati tantissimo perché non lasciano libero, diciamo, non lasciano libero sfogo allo sceneggiatore che può inserirci colpi di scena o robe varie, perché in realtà è già tutto scritto, quindi bisogna solamente tradurre la realtà, la vita di una persona in un linguaggio cinematografico, quindi per creare un film fatto bene. Quando vediamo un film biografico siamo un po' divisi a metà, nel senso che lo guardiamo per conoscere meglio la storia di un nostro idolo, di una persona che ammiriamo, o semplicemente per curiosità, però il film biografico per funzionare deve avere dei momenti di suspense, di diciamo drammaticità, altrimenti risulta estremamente noioso. Come si fa a far questo? Cioè, quando voi guardate un film biografico, dite: cavoli, che vita incredibile! Tutti i film biografici che io abbia mai visto nella mia vita, ma penso anche voi, hanno sempre avuto all'interno delle situazioni pazzesche. O comunque ci sono molte situazioni che ci fanno commuovere, oppure ci rattristano perché diciamo: cavoli, che vita durissima che ha avuto questa persona. Oppure al contrario: che vita meravigliosa perché è stato un successo, una corsa al successo, molto entusiasmante il tutto. Ecco, benissimo. La cosa che però, sulla quale però dobbiamo soffermarci, è che un film biografico dura 1 ora e mezza, due ore e mezza, quello che è, e racchiude in 2 ore e mezza, andiamo per eccesso, una vita intera. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente in quelle 2 ore e mezza, nella durata di tutto il film, non può essere vista tutta la vita del protagonista, sarebbe impossibile, chiaramente. Quindi che cosa si fa? Per mantenere alto il livello di curiosità dello spettatore o comunque la drammaticità, i fattori diciamo, emozionanti, ecco, si ricorre a tagliare tutte le parti noiose. Quindi, non so, magari ci sono stati 5 anni in cui il vostro idolo, la persona di cui state vedendo la biografia, non ha fatto niente, non ha fatto assolutamente niente, o è andato a scuola, una vita normalissima. Tagliamo. Quindi questo ci fa capire che in realtà tutte le vite che guardiamo sullo schermo non sono state in realtà proprio così tanto entusiasmanti, o meglio, sicuramente delle vite ricche, se si fa un film biografico su una determinata persona, sicuramente quella persona sarà influente per un certo ambito, come può essere lo sport, in questo caso con King Richard, o come può essere la musica, vediamo Bohemian Rhapsody, Rocketman, eccetera, eccetera. Però non tutta la loro vita è sempre stata un insieme di momenti incredibili, ci sono stati anche dei momenti di noia, semplicemente. E in realtà anche le storie che non sono biografiche possono ritrarre tranquillamente delle vite di personaggi appunto inventati che
normalmente risultano seguire lo stesso procedimento dei film biografici, ovvero non si mette mai in un film una parte noiosa, a meno che non sia un film magari del neorealismo in cui si vuole far vedere la realtà, però quella è un altro discorso, era un'innovazione, era un altro discorso. Se quindi l'obiettivo finale, cioè più che obiettivo, diciamo il metodo con cui si realizza un film biografico segue appunto queste caratteristiche e quindi si eliminano totalmente le parti noiose, allora possiamo capire che anche se facessero un film su di noi, una persona qualunque, anche su di me, ad esempio, ok, che non sono nessuno, se un regista facesse un film su di me, sicuramente taglierebbe le parti in cui andavo a scuola e era una giornata noiosissima, seguivo le lezioni, tornavo a casa, studiavo, punto, cioè, cosa gliene frega allo spettatore di vedere quello? Ma inserirebbe solamente le parti entusiasmanti, che non deve essere per forza una parte allegra, gioiosa, anche e soprattutto le parti più tristi, quindi magari un evento che ha segnato la mia vita, un evento traumatico che ha segnato la mia vita, tutto in maniera ipotetica, chiaramente. Quindi quello che ci fa capire è che anche il vostro film biografico potrebbe essere un film pauroso, incredibile, proprio perché immaginatevi la vostra vita senza le parti noiose, ma raggruppando solamente quei momenti della vostra vita che vi hanno dato la carica, vi hanno dato adrenalina oppure vi hanno segnato particolarmente perché c'è stato un lutto, una tragedia, qualsiasi cosa. E detto questo, un film biografico solitamente non si limita a descrivere la realtà o comunque anche solamente far commuovere lo spettatore, ma dà, la maggior parte delle volte, un messaggio di speranza. Nel senso, un film biografico viene fatto proprio perché si vuole parlare, si vuole studiare una determinata figura, una determinata persona, affinché tutti gli spettatori, comunque gran parte degli spettatori, possano prendere ad esempio quella persona e avere appunto un messaggio di speranza, di dire ok, ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anch'io. Infatti la maggior parte dei film biografici sono su persone che partono dal nulla e raggiungono il successo. E anche se prendiamo in analisi magari un film biografico su una persona che è, ha fatto la storia per quanto fosse cattiva, malvagia, ok? La storia non viene mai riportata in maniera oggettiva, ma chiaramente se si vuole parlare di una persona che è ricordata male perché è stata malvagia, allora se ne parla male, cioè si sottolineano tutte le cose brutte che ha fatto, giustamente, perché deve arrivare allo spettatore il messaggio di dire guardate fino a che punto è arrivata questa persona, cioè guardate che pazzia c'era nelle sue azioni, ad esempio. Si vuole sottolineare questo perché tutto il cinema è sempre un messaggio. Poi chiaramente ci sono anche i film biografici che modificano la realtà. Questo proprio perché? Perché l'obiettivo è sempre creare un film che funzioni. Non gliene frega niente a tanti registi di dipingere la persona rappresentata in maniera il più simile possibile alla realtà. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è creare hype nello spettatore, dargli momenti epici, perché con quello si arriva poi all'obiettivo finale, ovvero fare soldi, far sì che il film funzioni. Ecco. Quindi diciamo che tutto questo mo vi spiego, l'ho voluto incentrare sulla biografia proprio per far capire che per quanto sia un genere non tanto apprezzato, proprio perché a volte risulta un po' noioso, soprattutto se si conosce già la storia del protagonista, dici vabbè sì, ok, quello. O comunque è raro che un film biografico rimanga tanto nel cuore, parentesi. Bohemian Rhapsody è piaciuto tantissimo ed è rimasto nel cuore a tante persone e infatti hanno fatto tantissimi tagli e non è per nulla uguale alla vera storia dei Queen. Non è vero, ci sono tante incongruenze con la realtà. Hanno dovuto farlo proprio per arrivare a un film molto di successo, appunto, come è stato Bohemian Rhapsody. Comunque, per quanto non sia un genere del tutto apprezzato da tutti quanti, ecco, o comunque c'è solo un film biografico su 10 che tiene veramente attaccati, che dici cavolo, e quello me lo ricordo, nonostante tutte queste cose, è un genere
Assolutamente come tutti gli altri, ovvero non ha, cioè ci se deve sempre essere comunque tutta la componente filmica della creazione di un film, della creazione di una storia, anche se la storia è stata già scritta. Quindi non credete mai al 110% a tutto quello che vedete nelle biografie, nei film biografici, perché tante cose o sono invenzioni, oppure se il film è estremamente simile, cioè comunque è molto molto coerente con la vita del protagonista, vengono tagliate molte parti. Questo proprio ci mettiamo la mano sul fuoco. Per ricollegarci poi a King Richard, film davvero bello, secondo me, è un film biografico molto ben fatto perché è molto molto simile alla realtà, sia per quanto riguarda gli attori, sia per quanto riguarda le scelte di vita o comunque tutto quanto che viene ritratto. È vero, è successo davvero. Ci sono stati tantissimi tagli, ovviamente, ma normale, giusto che sia così. E lancia un bellissimo messaggio, davvero un bellissimo messaggio, emoziona tantissimo, quindi io ve lo consiglio veramente, veramente tanto, andate a vederlo. Detto questo, questo Movi Spiego si conclude qua, scrivetemi nei commenti perché mi interessa, il vostro film biografico preferito in assoluto, così sbircio un pochino. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo Movi Spiego.